Buongiorno, siamo qui presso la sede del CERV a Via Liberiana per l'incontro finale della campagna Non giocarti la vita. Buongiorno, siamo qui con Riccardo Sinibaldi, vorremmo sapere qual è stato il tuo contributo nella campagna. Allora, io ho partecipato a questo progetto come formatore, quindi ho lavorato nelle classi insieme a Mauro Mennuni e ho accompagnato i ragazzi delle classi che hanno partecipato in questo percorso durato diversi mesi durante questo anno scolastico per sensibilizzare i ragazzi sulla tematica delle ludopatie e in generale sul gioco, il gioco d'azzardo. Ho emerso qualcosa di particolarmente interessante durante questi incontri? Il dato interessante secondo me è che raccontandogli il problema della ludopatia come una dipendenza e mettendolo sullo stesso piano di dipendenze che sono sicuramente più conosciute come quella dall'alcol o dalle sostanze tossiche, i ragazzi sono rimasti un po' scioccati perché gli riesce difficile concepire il fatto che si possa essere dipendenti da una cosa che non è una sostanza ma che colpisce principalmente la psiche. Buongiorno, siamo qui con Mauro Mennuni, divulgatore scientifico. Vorremmo sapere qual è stato il tuo ruolo in questa campagna. I ragazzi mi ha chiesto di aiutarli nel preparare questi incontri con i ragazzi delle scuole dell'Istituto Tecnico Ludovico Einaudi per raccontare loro quali sono i problemi della ludopatia e come è possibile prevenire il gioco d'azzardo. Quello che abbiamo fatto è stato andare nelle classi e non fare delle lezioni, perché ovviamente la scuola è il luogo preposto alle lezioni, invece noi volevamo che i ragazzi si sentissero in una situazione più confortevole, dove loro potessero essere più a loro agio e potessero confrontarsi tra di noi. Quindi abbiamo realizzato degli incontri dove attraverso i giochi, attraverso dei percorsi di confronto tra noi e loro, emergessero quali sono appunto i problemi del gioco d'azzardo e poi dello sviluppo di una ludopatia. Diciamo, i ragazzi sono stati all'inizio un po' diffidenti, poi invece con il proseguire degli incontri sono diventati più curiosi perché hanno visto che l'approccio che utilizzavamo noi era diverso. Noi non eravamo insegnanti e loro studenti, ma eravamo tutti alla stessa altezza, semplicemente noi eravamo dotati di qualche nozione in più che potevamo passare a loro. E abbiamo cercato di spiegare sia i meccanismi che portano alla ludopatia, quindi i meccanismi appunto del cervello, di dipendenza, che sono molto simili a quelli che si hanno quando si diventa dipendenti di sostanze reali. Il gioco d'azzardo invece funziona senza sostanze. Si può diventare dipendenti alle luci, ai suoni, all'adrenalina sviluppata da una vincita. E questo porta il giocatore a diventare un giocatore compulsivo perché cerca sempre quella stessa emozione. E ci siamo subito accorti che noi volevamo parlare principalmente di gioco d'azzardo, quindi un gioco che prevede l'utilizzo di denaro, l'investimento di denaro, ma molto spesso i ragazzi in fascia adolescenziale sono vittime in qualche modo, soprattutto prima ancora dei videogiochi e oggi più che mai dell'utilizzo delle nuove tecnologie, nello specifico degli smartphone. Quindi abbiamo provato anche a fare un po' un piccolo gioco in classe, chiedendo a tutti i ragazzi di mettere all'inizio dell'incontro il telefonino su un banco e provare a rimanere quell'ora e mezza dell'incontro senza toccare il telefono. E ci siamo resi conto insieme a loro, poi ne abbiamo anche un po' riso insomma, però ci siamo resi conto che tanti di loro hanno ormai un gesto incondizionato sul cercare di prendere il telefono, perché poi ci hanno proprio confessato tanti di loro che vedono in quell'oggetto un qualcosa che gli dà sicurezza. Beh, si parla molto del gioco d'azzardo, ma si parla poco delle conseguenze negative. Del gioco d'azzardo se ne parla moltissimo, è pubblicizzato su ogni mezzo di informazione, dalla televisione, alla radio, ai giornali. Quello di cui non si parla sono le ricadute negative sociali. Per quale motivo? Proprio perché
i mezzi di informazione vivono soprattutto di pubblicità, e la pubblicità che viene erogata dai gestori dei giochi d'azzardo è piuttosto massiccia, e i giornali, le televisioni, le radio non intendono rinunciarci e quindi hanno un occhio di riguardo nei confronti di questi loro finanziatori. E bisogna cercare di far passare una cultura del gioco svincolato dagli investimenti in denaro, dalle puntate in denaro, e soprattutto far passare il concetto che il denaro non dà la felicità. Andrebbero educati i ragazzi fin da piccoli a capire che il gioco non è una cosa che dà la felicità, che dà modo di arrivare da qualche parte, ma col gioco si va solo a rovinarsi. Tra l'altro, una cosa che voglio aggiungere soprattutto, che è chiarito, io seguo diversi psicologi, anche il dottor Ferrarotti, che è un caro amico di tantissimi anni, il professore di sociologia, una cosa che è importantissima, che è la ludopatia non si toglie, mentre il vizio della droga si può anche togliere, il vizio dell'alcol si può anche togliere. È stabilito che è difficilissimo togliere l'utopatia. Sembra qualcuno che se la toglie questo vizio, anche di questo se ne parla pochissimo. È peggio di qualunque droga, è peggio di qualunque alcolismo. Grazie.